Ben trovati a Tasto 89 News. Oggi abbiamo con noi Denise Evangelisti della Freschi Evangelisti. Grazie per aver partecipato a Grazie a questa voi. intervista. Perché ha deciso di sponsorizzare Tasto 89? Abbiamo deciso come azienda di sponsorizzare il pianoforte perché la migliore azienda, la migliore manifestazione culturale che ad oggi rappresenta il Casentino in Italia. Tasto 89 è il fiore all'occhiello perché lavora con voi giovani e sicuramente è quello che per noi come imprenditori del futuro vogliamo per questo territorio, dei giovani capaci, consapevoli e impegnati nel sociale e nell'arte. Qual è l'importanza dell'alternanza scuola-lavoro nella formazione dell'individuo? Per me è fondamentale perché nell'alternanza si formano quelle soft skill che ad oggi ogni imprenditore vorrebbe per i propri dipendenti e collaboratori, perché si può essere super eruditi, super formati, super esperti, ma le soft skill sono quelle che ti fanno lavorare bene in team, che ti fanno affrontare il problem solving con il sorriso, che ti fanno essere una persona che un'azienda vorrebbe perché è capace naturalmente di portare ogni giorno una soluzione e non un problema. Che ruolo deve avere, secondo lei, un imprenditore nei confronti dei giovani? Mi piacerebbe poter pensare che un imprenditore sia un mentore e che sia allo stesso tempo anche un mecenate, che possa essere quello che un tempo erano i signori nei confronti degli artisti, quello che oggi possiamo fare o che cerchiamo di fare noi come Freschi Evangelisti e noi come Prospettiva Casentino, è di aiutare le scuole, le nostre scuole sul territorio ad essere delle scuole migliori per dare ai giovani l'opportunità di crescere e di crescere formati e soprattutto di avere l'opportunità di avere tante occasioni di conoscere gli altri, di conoscere le aziende che sono sul territorio. Quindi sicuramente ribadisco mecenate e mentore. Ringraziamo ancora Denise Evangelisti della Freschi Evangelisti e ci vediamo in una prossima puntata di Tasto 89 News.